chiamerei sul palco Enrico Mentana, ovviamente, e poi il presidente della Poliform, Giovanni Anzani. Sì. Salve. Buongiorno. Prego. Salutiamo il padrone di casa. Ma sì, tanto. Ci tocca. Io però non sono ancora presidente, noi presidente lo facciamo a turni, per cui siamo amministratori delegati in continuo. Che figure mi fai fare? Meglio precisarvi, è una società, insomma. Beh, una società che tutti conosciamo, anche se adesso i ranghi dirigenti, abbiamo, insomma, presidente, amministratore delegato, lei, Mister Poliform, poi. Senta, qui capita nei due settori su cui si cimenta prioritariamente Panbianco di incontrare in questi meeting così interessanti sempre delle figure che hanno fatto tanto e che sono portatori di storie di successo, se no non sarebbero qui. E secondo lei, dovendo riassumerla, poi passerò ovviamente a domande più stringenti sull'attualità generale che può riguardare tutti, ma se dovesse riassumere veramente qual è stato il momento forte del vostro successo, il momento in cui avete spaccato, come si dice ormai nel gergo dei millennials. Qui il problema è, cioè, racchiudere in poco 50 anni di esperienza. Sì, abbiamo tempo, non 50 anni, se riesce a fare una sintesi, però. Diciamo che siamo partiti appunto nel 70 con i miei due soci, no? Molto giovani, con poca esperienza ma tanta voglia di fare, no? Con questa cultura che i nostri genitori ci hanno passati, grande passione, far bene le cose. Siamo partiti minorenni, maggiorenni in tenera età, e diciamo che con è l'entusiasmo dei stato ventenni. con, esatto. E devo dire che in zona si diceva: ma sti ragazzi, un paio d'anni, fanno fuori tutti. Dopodiché invece siamo stati citati come quelli che, insomma, a dar fiducia ai giovani, non è vero che poi spaccano tutto, ecco. Questa è un po' stata un po' la partenza nostra. È stata comunque una crescita continua in questi anni. Nell'80 abbiamo pensato che ormai il mercato interno eravamo in troppi, dobbiamo affrontare un po' le problematiche dei mercati internazionali, quantomeno quelli europei. E tenga presente che in quegli anni non ce n'era uno in azienda che parlava una lingua. Per cui una grande sfida, e per 10 anni, diciamo, abbiamo affrontato un po' tutti i mercati, quantomeno europei. Dopodiché negli anni 90 abbiamo detto: beh, il mondo è grande, vediamo di allargarci. E abbiamo comunque cominciato anche lì a creare una Poliform USA, stiamo andando sui vari mercati. E procedendo in questa direzione, no, di crescita alla ricerca di nuovi mercati, ma anche di offrire una gamma di prodotti diversi. Per cui prima eravamo concentrati sulla zona giorno e notte, poi abbiamo fatto grossi investimenti per quanto riguarda gli armadi, oggi siamo leader per quanto riguarda gli armadi. Abbiamo, diciamo, acquisito un'azienda storica a Brianzola, la Varenna, Marina. per quanto riguarda un po' le cucine. Poi negli anni 2000 abbiamo allargato anche per quanto riguarda la divisione contract, e poi, per ultimo, sempre per offrire una gamma e uno stile Poliform, no? Siamo entrati anche nel mondo, diciamo, degli imbottiti, no? Tutto questo non c'è stato un momento, ci sono stati vari momenti delle grandi sfide che noi ci siamo posti, e diciamo tutto questo accompagnato da una crescita, il numero di addetti, il numero di fabbriche, il numero di fatturati, che ci ha portato al giorno d'oggi. Adesso quanti sono i dipendenti diretti e quanto muovete con l'indotto, diciamo, di posti di lavoro?
In Italia abbiamo 600 dipendenti e un centinaio all'estero, fra la Polyfer UK, USA, il Qatar. E... l'indotto è molto, molto ampio. Perché comunque quanto è italiano? Ah, 100%, 100% italiano. No, Made in Brianza si può dire, perché siamo... Vabbè, ma che differenza c'è? No, la differenza, visto che comunque che siamo territoriali, no? Beh, diciamo la Brianza offre una qualità di manodopera altamente elevata, no? Per cui la nostra sfida era quella di coniugare... Che si è rinnovata? Il discorso che faceva anche prima il presidente Snyder, vedete nelle nuove leve le stesse doti, una volta i due grandi motori erano la capacità artigiana e la fame, mi permetto di dirlo in questi termini, adesso si teme per tutte e due, si spera per una delle due, perché che i figli non abbiano più fame è merito del lavoro dei genitori, ma che abbiano meno capacità artigiana è un rischio che si corre nel momento in cui ci si guarda intorno per fare altre cose. Invece voi continuate a trovare generazione dopo generazione la stessa qualità? Posso dire, secondo me i nostri genitori ci hanno insegnato che per imparare un mestiere che poi nella vita si apporta. Noi i nostri figli abbiamo detto porta a casa un pezzo di carta, così fai il disoccupato la vita. Questo è un po' il discorso di fondo. Per cui questa operazione che abbiamo fatto, io faccio il presidente della Fondazione Rosario Messina, appunto questo centro, in cui cerchiamo di attrarre i giovani, no? Formarli, dare un futuro a loro, ma un futuro ancora di più alle nostre imprese. Specialmente nel mondo degli artigiani che non denunciano una mancanza di giovani che vogliono entrare a imparare un mestiere, dove lì veramente il mestiere lo sanno, lo conoscono, lo sanno fare. Nella nostra industria, diciamo, è più allargata, abbiamo delle tecnologie molto ampie, non abbiamo difficoltà a attrarre i giovani, però di fondo il nostro settore ha mancanza di questi ragazzi che vogliono imparare. Lo abbiamo visto adesso, abbiamo diciamo dato i primi 21 ragazzi che sono usciti da questa scuola, grande passione, grande voglia di fare. Ecco, questo fa ben sperare per quanto riguarda il futuro delle nostre aziende. Per quanto sembrasse incredibile, magari soltanto 40 anni fa, è più facile trovare un designer, che un buon designer che un buon artigiano, no? Da questo punto di vista, il cocktail, come si deve creare? Cioè, lei è alla guida... vuoi da amministratore delegato, vuoi da presidente come vorrebbe Panbianco, lei ha la guida di un colosso internazionale e dall'alto di una presenza che poi è capillare, è molto estesa, quella cosa che c'è in patria, nella casa madre, in Brianza, è però il segreto di tutto. E allora il cocktail artigiani designer, come deve essere? Diciamo che abbiamo bisogno... come dicevo prima, di gente preparata, però diciamo l'azienda investe molto sulle nuove tecnologie, ma abbiamo bisogno anche, cosiddette, di mani intelligenti. Cioè, in questo connubio, no, delle tecnologie con la capacità del fare, che appunto in Brianza è storica, no, fa sì che riusciamo a dare un prodotto di qualità, di forte personalizzazione, perché ci rivolgiamo sempre al mercato molto ampio, molto alto, di conseguenza dobbiamo con gli impianti riuscire a personalizzare molto, ma dando quella qualità che in cui ancora le mani sono molto, molto, molto importanti. Ecco. Al di là poi del attrarre questi giovani, cercare di portarli nel cuore poi dell'industria, che è diciamo la prototipazione, dove lì diciamo c'è il mix fra il saper leggere un disegno, saper dialogare poi con gli architetti anche internazionali, col poi toccare con mano, fare, no? Con le mani quei prototipi, quelle cose. Ecco, allora lì, diciamo, la mano intelligente, come si diceva prima, legato a una cultura del design, no? E di conoscenza anche delle tecnologie. E c'è l'appuntamento di Shanghai per tutto il settore, no?
Lei già conosce bene, immagino, quel mercato. Set monobrand in Cina. Poi torno anche sulla scelta di monobrand in giro per il mondo. E non temete che nell'era delle copiatrici 3D, dei copioni cinesi, nell'era in cui tutto è riproducibile, poi questa eccellenza, la mano intelligente, il cervello del designer intelligente siano in realtà poi una proprietà intellettuale sempre più intellettuale e manuale, e quindi comunque intellettuale più difficile da difendere? Penso di no. Diciamo che il vero valore dell'Italia è questa cultura che noi abbiamo, che ci arriva dalle tradizioni. Noi siamo l'unico paese al mondo in cui non siamo capaci di fare cose brutte, no? O le cose di non qualità. Politica a parte, no? Oh, sì, purtroppo non tocchiamo no? I tasti un po' dolorosi, no? Ecco, vorrebbe fare come Presidente, ogni 6 anni ci dovrebbe essere un riciclo, invece purtroppo penso che siamo l'unico paese che abbiamo dei politici a vita. A vita, a vita, sì. A vita. Non solo senatori a vita, ma proprio politici a vita. Questo è. Comunque, però anche abbiamo anche imprenditori a vita, bisogna dire la verità. Sì, questo diciamo è... Diciamo, siamo insieme ai giapponesi il paese più longevo, e questo quindi poi si declina in tutta la classe dirigente allargata, mettiamola così. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Perché qui anno dopo anno i capelli bianchi aumentano, non soltanto nella casa reale dei Pan Bianco. No, però allora lei è ottimista sul fatto che la nostra unicità, io l'ho interrotta poi per quella scemenza sì. Sui politici, ma insomma... Guardi, qui le sfide, adesso abbiamo parlato del millennium, per dare delle risposte a quel target lì di giovani in cui diciamo la casa è messa per ultimo, no? Rispetto a noi come mentalità. Dobbiamo comunque strutturare le aziende in un modo diverso, per specializzazioni. Allora, visto che loro non vogliono essere uniformati, non vogliono essere, no? Ci sarà quella che fa le sedie o una sedia, quella che farà un'altra cosa. E tutto questo potrà, in una forma di commercializzazione, oppure ancora di più, per quanto riguarda, diciamo, i nuovi siti, i nuovi e-commerce, eccetera, farsi una casa come vogliono loro. Una sorta di falegnameria personalizzata, sì. Del nuovo millennio, così lei intende? Mentre per noi, secondo me, noi abbiamo una grossa opportunità, enorme, di andare, diciamo, a fare quelle case a quei 3.000 stramiliardari o quei 100.000 milionari che si fanno una casa a New York, si fanno una casa a Londra, a Parigi, fanno lo yacht, costruiscono alberghi, sembra che adesso sia di moda farsi gli alberghi, no? E arredarli dalla soffitta sino alla cantina, assolutamente, con la qualità. Con piscine, eccetera, e voi li qualità. Vedete con simpatia questi? Sicuramente sì, basta che noi adottiamo 3-4 miliardari di questi e abbiamo salvo il budget dell'anno prossimo. Valgono circa 1 milioncino di millennials, sì. li scambia volentieri. Ma diciamo che noi non possiamo, diciamo, insomma, le tecnologie le comprano tutti, i materiali le comprano tutti, li compriamo noi in Italia, li comprano i cinesi, no? Su quella strada è chiaro che col costo della mano d'opera noi siamo perdenti. Quello che noi dobbiamo, diciamo, utilizzare è questa cultura del fare che ci arriva da tradizione. Ecco, noi non dobbiamo perdere questa cultura che noi abbiamo nel mondo artigianale, nelle nostre imprese. E voi avete molti negozi monomarca in giro per il mondo, vari punti monomarca in giro per il mondo, è una scelta che nel vostro e in altri settori è premiante soprattutto per la conoscenza del brand e per l'abituarsi comunque a un rapporto fiduciario e quasi totalitario, no? per chi viene adottato da voi come cliente. Si immagina facoltoso in giro per il mondo. Come si innaffia tutto questo? Come si preserva con una cultura del brand, delle iniziative? E quanto sono ricettivi i vari nuovi clienti, intendendoli dal punto di vista nazionale? Come
si interagisce con i cinesi, con gli americani, quali sono i migliori, più fedeli, quanti vanno, come vanno fidelizzati quelli che sono tentati da alternative? Ma guardi, il problema dei monobrand, o il problema delle nostre aziende, è quello di far conoscere la nostra qualità, la nostra gamma. E come si fa? Si fa con le comunicazioni, si fa con i monobrand, no? In cui quando entrano si parla una lingua sola, si parla della cultura del brand che c'è all'interno e non dei general, no? Dove anche per quanto riguarda poi i venditori stessi sanno poco di tutto. Noi cerchiamo invece di avere dei designer, dei direttori che sposano la filosofia Polyphone, no? E comunque ci è arrivato, scusi, la interrompo. Cos'è la filosofia Polyphone? Cioè, io sono un cliente americano, entro, trovo il direttore del punto monomarca che da lei istruito gli dice: non è entrato in un negozio di arredamento, è entrato in una esperienza multisensoriale, filosofica. Cosa? Filosofica è, diciamo, dove può, diciamo, toccare con mano la nostra qualità, perché non è così scontato che la qualità dei nostri prodotti sia così conosciuta, così universale. Quando, diciamo, facciamo vedere le sedute dei nostri imbottiti, la qualità dei nostri prodotti, la personalizzazione, no? Che a secondo dei vari portafogli, ma anche dei vari gusti, no? Riusciamo comunque a dare una soluzione ai problemi di questi personaggi. Per cui poi con la divisione dei conti riusciamo a fare anche delle cose più personalizzate, delle boiserie e quant'altro, per cui siamo in grado di offrire anche per ville, no? O per appartamenti da 3.000 metri o ville ancora più grandi. No? Sì, le volevo chiedere a questo riguardo, no scherzo, no. Magari fossi in grado. E certo, si capisce bene quale sia del resto il vantaggio di una qualità che intanto ha la bandiera giusta, nazionale e giusta. C'è molta fame di italianità. Di italianità. Non capiscono bene però che cos'è. Cioè, ecco, c'è da questo dire, sì, il Made in Italy è molto, molto forte, ma è un cappello che sta su molte... E forse conviene a tutti che non sia ben specificato, no? Sì. C'è qualcuno che ci marcia, lei fa capire con molta chiarezza. Sì, vogliamo fare sì. I nomi? No, non vogliamo fare nomi, per carità, non facciamo nessun nome, però c'è invece un punto debole in tutto questo? Un allarme che lei lancia, una criticità che è bene discutere? Ma su questa filosofia, secondo me, no. Quella di affrontare le problematiche delle esportazioni. Per me è solo un fatto di comunicazione. Tanto più uno si avvicina ai nostri prodotti, che li capisce, tanto più noi cresciamo. No? Da quel lato non vedo se le aziende come nostre proseguono su questo indirizzo, non vedo grossi problemi. Il problema purtroppo è che abbiamo questi mercati altalenanti e non possiamo programmare se non a 6 mesi, no? E abbiamo una navigazione a vista. Il mercato russo con le sanzioni è crollato, abbiamo il petrolio, per cui tutta una fascia di investitori, no? A parte il Sud America. Quanto contava per voi la Russia? No, abbastanza poco, ma comunque... Allora che gliene frega. Sì, infatti, sono anche in crescita, per cui... Ah, l'ha fatto così per reggere la conversazione, il problema russo, no? Diciamo la Russia... Non ci sono più le mezze sanzioni. No, da quel lato lì, diciamo, abbiamo i nostri, diciamo, colleghi del classico che sono fortemente pensati. Diciamo... No, per noi in Russia... Se consideriamo il mercato russo, dei russi in giro per il mondo, è un mercato molto forte. No? Non è solo la Russia, ma... Vengono anche qui? Assolutamente sì. Però... Cioè, mi impacchetti tutto, me lo mandi a questo indirizzo a San Pietroburgo, così? No, non così. Sono quelli che hanno la casa a Londra, la casa a Monte Carlo, la casa a Parigi, la casa a Città del Messico. Cioè, questi sono i russi che hanno un potere d'acquisto enorme,
che si sono staccati un po' dal classico perché vivono in case più moderne, per cui è un mercato per noi molto importante. Fa parte di quello famoso milionari, certo, che siamo in giro a ricercare. Ecco, ma proprio questo mi riporta a chiudere invece seriamente sul tema che abbiamo prima affrontato scherzando. Allora in realtà il problema dei giovani, delle generazioni di questo nuovo secolo e millennio, il problema si pone fino a un certo punto, basta aspettare che invecchino e si arricchiscano. Questo sì. E questa... Viva la sincerità! No, diciamo che non fa parte... Noi abbiamo anni fa lanciato una campagna, il design low budget, cioè prezzi, però eravamo a una casa completamente arredata di 80 metri, no? A 30.000 euro di listino. Non sono gli artigiani della qualità, insomma, non usciamo... Se il target è quello, non siamo tagliati fuori. Pensi lì a Forlì come fischiano le orecchie. Che... un obiettivo, una speranza per l'avvenire, per chiudere? Ma io penso che l'Italia è un grande paese. Il design italiano è amato anche se non compreso. O forse amato per questo. O forse amato per... No. Perché non possiamo testare noi quando sono... Sa quei bei quadri astratti che dicono bellissimo, sì, costano tantissimo, lo portano in casa e non sanno che cos'è. No, diciamo che noi dobbiamo potenziare la comunicazione. Io cito sempre i francesi, noi sappiamo fare, loro si sanno vendere. No? Da quel lato lì noi dobbiamo intensificare tutto quello che stiamo facendo in questi anni in federazione, no? Quello di spingere, far capire, far conoscere la qualità dei nostri prodotti. Infatti siamo andati a Miami, siamo andati in giro a New York, a Londra, Pechino, Shanghai, cioè stiamo girando un po' tutto il mondo cercando di portare le nostre eccellenze su questi mercati. Per non fare la fiera di Ubei, tanto per capirci, no? Cioè, se andiamo capirci tutti, noi qui di rito padano. Dobbiamo cercare di portare l'eccellenza, far capire che è un po' l'inizio. A quando un bel brand made in Brianza, invece made in Italy, per rendere ancora più chiare le origini vere? No, il cappello sotto il made in Italy, appunto, ci sta di tutto e di più. Quello che si raccomanda è di non andare in giro a fare confusione, perché noi in Italia siamo bravissimi su questo. Cerchiamo di andare con modi corretti, no? Cercando di affrontare bene, creare le basi. È un processo molto lungo. E non tradire il cliente, no? Assolutamente, perché fa dei danni a tutto il sistema. Per cui da quel lato lì noi abbiamo bisogno appunto di aziende serie che affrontano i vari mercati e portano avanti la bandiera. Noi cerchiamo di essere ambasciatori del Made in Italy. Tedofori e portabandiera. Esatto. Va bene, grazie Anzani. Grazie. Grazie.